aiuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, il percorso che ci porta a visitare i vari luoghi dove ha vissuto Padre Pio da Pietrelcina, le varie celle, il crocifisso delle stimmate. Oggi qui per leggervi un passaggio di una lettera del giugno del 1910. Quali sono allora i sentimenti di questo frate che tra qualche settimana andrà a essere ordinato sacerdote? Ecco, lui aveva, lui era convinto che era quasi finita per lui, ecco, quindi che dovesse lasciare questo mondo. Allora scrive a Padre Benedetto: mi dispenso di parlare della mia salute, poiché le continue infermità che non vogliono lasciarmi, anziché diminuire la fiducia nella mia Madre Celeste e nel suo figliol Gesù per essere presto sciolto dai lacci di questo misero corpo, si accresce sempre di più. Vengo quindi a parlare di ciò che mi spinge a scrivere questa lettera. Ascolti, Padre mio, da vari giorni mi sento in continuo turbamento di coscienza per la mia vita passata, spesa così malamente. Ma ciò che in particolare più mi martirizza il cuore e mi affligge oltremodo è il pensiero di non essere certo di aver confessato tutti i peccati della mia vita passata, e quello ancora di averli o meno confessati bene. Padre mio, io ho bisogno di un aiuto che plachi gli ondeggiamenti del mio spirito, poiché ella mi deve credere, è questo un pensiero che mi uccide. Non so che partito prendere. Vorrei fare la confessione generale, ma non so se mi farà male o bene. Mi aiuti allora, Padre. Non mi abbandoni, per amor del nostro caro Gesù. Sono disposto a fare tutto ciò che ella mi comunicherà. Mi sento ancora alle volte tentato a tralasciare la comunione quotidiana, ma per il passato mi sono sempre vinto. Tutto sia gloria di Gesù. E come poi, Padre mio, potrei vivere senza accostarmi a ricevere Gesù anche per una sola mattina? Intanto non posso comprendere come mai questi timori e sconforti possano sussistere in un cuore che preferisce mille volte la morte anziché determinarsi a peccare. In queste torture del cuore sento una più grande fiducia in Dio e sono così ripieno di dolore dei miei peccati che passo dei momenti di continuo martirio. Non altro conforto mi rimane in mezzo a questo dolore, che lo direi quasi infinito, se non quello di piangere, conforto e sollievo insieme per me.